video. Grazie per essere qui per la prima fase del contest Miglior Video 2018. I video che sono arrivati per il concorso sono 13. In questa prima fase sarete voi con i voti a decretare quali sono i più apprezzati che andranno a formare la cinquina di video che accederanno alla fase numero 2. Insomma, da 13 si arriverà, facendo questa scrematura, a 5 video che saranno poi giudicati dalla giuria di qualità, ma di questo ne parleremo a tempo debito. Nei commenti potete dare due preferenze, votate due video e, se vi va, spiegateci anche la motivazione del vostro voto. Ora io vi annuncerò i video e dopo farò vedere un pezzettino del video. Però vedere solo un mio taglio del video in questione è lesivo nei confronti delle opere degli autori, poiché per giudicare un video è giusto vederlo nella sua interezza. Pertanto in descrizione ci sono tutti i link per accedere a tutti i video, e il video che vedete qua è solo una panoramica che vi mostra un po' il tema dei video che i concorrenti hanno portato. Gente, votate, votate in tanti! Possono votare anche i concorrenti degli stessi video, ma vi consiglio vivamente di votare i compagni che partecipano. Dato che siete solo in 13 e non si è superata la soglia dei 15, non ci sarà un premio fisico. E io penso comunque sia un evento youtubico carino che unisce tanta creatività tutta insieme. E ora guardiamo delle tranche dei video dei concorrenti. Partiamo subito con Zena Shari con la canzone Nuova e Semplice, nuova versione. Ti scrivo una lettera. Cara Violet, la tua avventura mi ha colpito in tutto e per tutto. La tua storia è qualcosa di estremamente toccante e emozionante. Non so se le mie parole basteranno per descrivere ciò che ho provato durante la visione della tua avventura. Non so se ci sono parole per descrivere le emozioni che ho provato. Sei stata la prima che mi ha fatto piangere, non perché era una scena triste, ma perché piangevo per qualcosa che realmente stavo passando in quel momento. E tu, con le tue avventure, mi hai fatto cacciare fuori il mio lato che spesso tengo nascosto, e di questo ti ringrazio. Ho pianto, sì, e non me ne vergogno. Tu hai colpito il mio cuore come mai nessuno ha fatto nella mia vita. Per la prima volta ho provato le tue stesse emozioni. Per tutta la visione delle tue avventure ho capito come ti sentivi e come ci si sentiva in quel momento. In certi casi sembrava di guardare il mio presente sotto forma di serie animata. Grazie Violet, io ti ringrazio e non finirò mai di farlo. Adesso è il turno del portale di Chris con Pikachu, ve lo presento. Però ora con un balzo felino lui uscirà. Vuoi dire che come sei atletico? Ragazzi, nonostante io gli abbia dato da mangiare, questo barbone qua mi segue. Guardate, guardate, guardate! Non state mai andando a mangiare. This is my favorite part, right here. Basta?
Adesso c'è Spiderweb con Giornata Fantastica al Torino Comics di Natale. Non so voi, ma a me fatto così inquieta ancora di più. Non risponde nessuno, starà ancora dormendo. Ora mi ha fermato questo ragazzo che voleva espiarmi il suo lo fumetto. Lo sto fortunando, eccoci. No, no, si fortuna, prego, qua, dica pure. Allora, siamo qui in attacco, perché dobbiamo fare solo cose, smetto di racchiudere le nostre idee. Momento cosplay. Adesso vediamo in quanti mi chiedono di fare la foto. Salve ragazzi, posso fare la foto con voi? No. Niente, ho sbagliato supereroe, no. Mi sa. Amici, ho trovato altre due simili. Dove? Spider-Woman. Ora, vogliamo fare una critica sociale, perché non è possibile. Cosa succede? Giusto. Guarda, io non lo so in realtà. Cosa non lo so? L'ho detto prima nella storia. Che ce ne devo andare via fra un'ora? È la volta di Alceo FX con Coso Quantico Mondo Fermati. Il mondo gira intorno a te, gira intorno a te, mondo gira intorno a te, mi sta venendo un po' di mal di testa. Mondo fermati, ascolta queste parole quantiche. La cosa quantico, dietro di lei, dietro la camera, dietro di lei, dietro di voi c'è Alceo FX, umano simpaticissimo, fatti vedere. Ciao, sono Alceo FX, ma il mondo è quantico? Il mondo è quantico, 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 quantico il mondo, cosa hai sputato sulla zanzara? Il mondo è quantico, la zanzara, se non ci fosse la zanzara sarebbe più quantico. One, two, three, four. Quanto sei quantico? Quantico! Adesso abbiamo No Lies con la cover della canzone Porto Cervo di Lazza. A Porto Cervo, quando non avevo un euro, sembravamo star dentro un atelier, ragazzini filmavano dentro. Ti porterò su uno yacht, ma ci vorrà ancora un po', non ti so dire di no, yeah, yeah, yeah. Non mi regalare fiori, perché sono ancora vivo. Ci fanno i video da fuori, mi fanno sentire ricco. Prima ci beviamo Mosco, il resto non te lo dico. Non ho mai scritto una love song, non sono proprio il tipo. Ora ci vediamo Lucky Play on Tape con il mio 2018 videoludico. Il punto di Lucky. Avendo adorato il primo Unravel, non ho potuto non giocare a questo secondo capitolo. Creato dalla coppiata Coldwood Interactive e EA, anche qui avremo a che fare con un puzzle platform estremamente ispirato dal punto di vista artistico. Impersoneremo come sempre Yarny, ma questa volta non saremo soli, un gomitolo di lana che si dovrà districare dalle insidie del mondo reale, andando a farle coincidere con le peripezie di due ragazzi in carne ed ossa. Ogni peripezia vissuta dai ragazzi vedrà anche noi vivere in maniera analoga una situazione simile. Colori pastello che sono una gioia per gli occhi, un sottofondo rilassante e capace di evolvere le proprie tonalità in parallelo con l'evolversi delle situazioni, una difficoltà non eccelsa ma tutto sommato ben bilanciata e soprattutto la capacità di farci distaccare dalla nostra quotidianità per buttarci in un mondo caldo, morbido e capace di strapparci più di un melanconico sorriso. Personalmente ho preferito maggiormente il primo capitolo di Unravel, forse a seguito dell'effetto wow che in questo seguito viene un po' a mancare, ma in maniera oggettiva non posso che segnalarvi questo gioco perché questo, se avete voglia di staccare un attimo la spina, è decisamente il titolo che fa per voi, soprattutto se vi piace l'idea di giocare l'intero titolo in compagnia di qualche amico. A
seguire Alberto Arcanan Medori con Le avventure di Arcanan, la sfida contro i guardiani. Adesso Robo Joker con La mia storia. Come i videogiochi non mi hanno reso violento. Pensa quando ero più piccolo. Andavo in camera mia, accendevo quella piccola televisione a tubo catodico e accendevo la mia console. All'epoca il Sega Mega Drive e poco dopo PlayStation. Mi sedevo su quella sedia in camera mia che sembrava troppo piccola e troppo fragile per reggere tutte le mie emozioni. Accanto a me mio fratello, con la stessa voglia di giocare, e mio padre, anch'esso con la solita voglia di farlo. Se ripenso a quei periodi, li ricordo con tanta nostalgia perché se dovessi pensare ad un momento della mia vita in cui ero davvero spensierato e felice, beh, era senza dubbio quello. Tornavo da scuola e la routine era sempre la solita. Accendevo prima la TV per vedere una nuova puntata di Dragon Ball e poi entravo in quel mondo videoludico che mi ha accolto con tanto affetto e che mi ha sempre donato momenti unici. Ricordo quanto mi piaceva sfrecciare con Sonic per la Green Hill, ma ricordo anche le arrabbiature quando perdevi vicino alla fine. Ricordo la magia e lo stupore davanti a titoli come Echo the Dolphin, ma anche l'ansia in quel maledetto livello della medusa gigante che mi faceva saltellare come un matto. Ed ora abbiamo Nikos con Crash Bash, la sorpresa delle sorprese. Bella a tutti ragazzi, qui è Nikos e bentornati sul mio canale. Siamo sempre su Crash, come vedete, però ho deciso di renderla un po' più frizzante, un po' più frizzantina questa serie, queste Our Memories, che siamo al quarto episodio, e diciamo che ho deciso di mettere questa novità sperando che vada tutto bene, vediamo anche come procede, tanto la lascio parlare. Ciao a tutti, mi presenti te? Diciamo che è la prima volta che fa un video insieme a me, non abbiamo fatto neanche una prova prima, avete capito, quindi proprio tutto in diretta, tutto dal momento al vivo. Comunque è la mia ragazza, tranquilla. Io mi aspettavo una presentazione tipo... Ladies and gentlemen, benvenuti. No, vabbè, è troppo lunga. Comunque vi presento, questa è la voce della mia ragazza. Già. Se non ci credete poi daremo tutte le coordinate bancarie, il codice fiscale, così potete controllare bene. Non lo so, così sono. Tocca ora a Bryce con Giudice Morton versus Chris Jericho. Well, this superstar has all the tools needed to win this one. Now let's see if it can put them together. And we have another great matchup scheduled for you here tonight. Ora c'è Zaccheroni 3 con Galata, Museo del Mare di Genova. Thank you.
Infine abbiamo Wolf Lion con una nuova era trailer. La potenza genetica è stata liberata. Erano qui prima di noi. E se non stiamo attenti, saranno qui anche dopo. Benvenuti a Jurassic World. Bene ragazzi, votate, 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 scrivete nei commenti quali sono le vostre due preferenze, i vostri due video che preferiti, ma per farlo guardate i video per intero, questi qua sono solo degli esempi, quei pezzettini che vi ho messo. Si potrà votare fino alla mezzanotte di venerdì 8 febbraio. Ecco, quello lì è il termine ultimo. Ciao da Svideo, perché sennò il video diventa troppo lungo! Ciao, ciao, ciao! Bello!